people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Peach che è stata nuovamente, guarda un po', rapita. Che novità, eh? Allora, fammi un attimo. Oh, bene. Vediamo se ci arrivano così. No, sono troppo in basso. Ok, probabilmente devo... devo prenderlo dall'altro lato. Aia. E qua ho sbagliato tutto il tempismo e non ho fatto più in tempo. Ok, vediamo. Ok, non bastano due giri di attacco. Non bastano due giri di attacco, serve quindi colpirlo probabilmente prima della lotta e poi due salti e li uccidiamo. Va bene, sono comunque i nemici più forti che abbiamo visto fino adesso. Cioè, nel senso, i nemici di questa zona, voglio dire. Andate dall'altra parte, aspetta un secondo. Rifatelo. Voi, ecco, qua dovremmo riuscire ad arrivarci da qua, perfetto. Un altro fagiolo, grazie. Ecco, fatto. Volate. Volate anche voi. Qua ci sono degli altri fagioli. Ecco fatto. Andateli a prendere. E proseguiamo finalmente. Quanto siamo di fagioli? Una quarantina? Oh, sì, era giusto, sbagliato ad aver sbagliato. 42. Ok, 42. Sì, sì, potremmo... che facciamo? Torniamo indietro e lo prendiamo? O lo facciamo al prossimo mondo? Ho questa brutta idea e credo che la farò. Sogghigno, scusa il disturbo, ma è il momento di fare altri acquisti con i fagioli. Per 40 fagioli ci compriamo un'altra di questa. Sì, probabilmente è uno spreco. Però, cavolo. Sai cosa? Forse aspetta un secondo. Allora, vediamo Mario quanto fa con un salto adesso. Fa 28 di danno. Mettiamogli la tessera che aumenta tutti i danni e vediamo quanto danno fa. Se ne vale la pena, effettivamente avrei dovuto già pensarci prima. Però proviamo subito. Vieni qua. 28 di danno. Ok, forse con il salto preventivo... non lo faceva. Forse questo salto qui non conta effettivamente come danno. Anche se in realtà sì, però. Vediamo in una battaglia normale. 46 di danno. Vediamo con la tessera equipaggiata quanto facciamo. 69. È un 20 in più di danno che... ok, potrebbe non sembrare chissà cosa, perché se è una percentuale e noi aumentiamo il danno, lascia fare, lascia fare. Quando avremo un attacco molto più alto, capiamoci, capiamoci. Io me la voglio rischiare. Che poi magari adesso nell'overworld me ne appare un'altra di queste. Io sto per sprecare 40 fagioli, ma non mi importa. Anche perché a parte questa qui che ci dà gli strumenti infiniti, tutte le altre sono... abbastanza un po' così, diciamo, sono normi. Che poi Mario ha 80 di attacco e Luigi 68. C'è un po' di divario, vero? Anche Luigi ha un sacco di difesa e Mario ne ha 20 di meno, però. E perché ho voluto fare questa cosa? Perché almeno ci iniziamo a portare avanti, iniziamo già a ottimizzare i nostri danni. Cosa che in Superstar Saga ho fatto verso fine serie, perché comunque gli strumenti e tutto quanto quello che ci serviva l'abbiamo ottenuto col tempo e quindi ci è voluto un attimo di tempo. Come ho detto, questo gioco non ho... la conoscenza così pratica come ce l'ho di Superstar Saga, ma se riusciamo a fare un'ottima run, non ti dico che voglio shottare il boss perché non può succedere, però se riusciamo a ottimizzarci il mio me stesso, non ti dico da bambino ma da un po' più grandicello, potrebbe esserne contento. Curiamoci a gratis
Ecco, fatto. L'unica cosa che mi fa strano è che il danno quando lo fai saltando in testa a un nemico non conta come danno aumentato. Va bene che c'è effettivamente la tessera che quando salti in testa a un nemico gli fai molto più danno, ma non vedo il motivo per cui il danno non dovrebbe essere aumentato se già il danno me lo aumentano di base. Può essere che intenda il danno aumentato durante la battaglia e non al di fuori della battaglia, ma sono cavilli quelli, sono burocrazia mediocre. E in tutto questo i nemici sono riapparsi, quindi tanto vale sconfiggerli per fare un po' più di esperienza. Ok, e Baby Gigi è salito di livello. Se possiamo aumentare l'attacco. Beh, un 4 mi va bene, non è il 5 ma lo accetto volentieri. Comunque vedi quel piccolo gap che adesso c'è fra Baby Mario e Baby Luigi, già si sta notando. Vabbè, sconfiggiamo questo nemico e adesso sale di livello anche Baby Mario, non è un problema. Mi urta un po' il fatto che non salgano più di livello assieme, quello sicuramente. E anche Baby Mario, no, strano. Già ero partito in quarta, già anche Baby Mario è salito, no. Ok, ora Baby Mario è salito di livello, ma proprio quel piccolissimo gap che però, porca miseria, mi urta la sensibilità. Beh, dai, 5 di punti vita, non mi dispiace. Come sempre punto ai numeri più alti possibili. Se per disgrazia non ci arriviamo, non ci piango certo sopra. E ok, finalmente possiamo ritornare sui nostri passi e proseguire, vedere se questo giro riusciamo ad ucciderlo con un colpo solo. Vabbè, questo non conta. Ok, ok, se lo danneggiamo prima della battaglia e poi gli saltiamo in testa, credo che forse riusciamo ad ucciderlo con un colpo solo. A prescindere da tutto, volevo dire solo una cosa. Stavo adesso giocando, appunto, come è ovvio pensare, a questo gioco e mi sono ricordato di quel bel periodo tra questo gioco e quello che sarebbe dovuto uscire successivamente, che ancora non si sapeva che sarebbe diventato Bowser Inside Story, e si speculava su come sarebbe diventato il gioco. Alcuni avevano già ipotizzato la possibile presenza di Bowser come personaggio giocante, e non sarebbe stata neanche la prima volta, visto che c'era già in Mario RPG, per dire. Il punto è che molti invece speravano in un'altra possibilità, speravano in Mario Luigi, Wario e Waluigi. Porca miseria, stanno aumentando sempre più. Cioè, la gente ci sperava davvero in quel progetto, secondo me. E visto come avevano gestito questo titolo, era plausibile che potesse uscire un altro titolo di Mario e Luigi a 4 giocatori. Anche perché, diciamocelo sinceramente, Bowser Inside Story alla fine è un simile... No, ti prego, non dirmi che ne escono 6. Ok, 4 li accetto. Dicevo, Bowser Inside Story alla fine è un giocatore solo, e poi c'è la possibilità di giocare con due personaggi, ovvero Mario e Luigi, all'interno di Bowser. Basta, Dio santo. Che cacchio. Comunque, cioè alla fine Bowser gioca da solo, e se sei all'interno di Mario giochi in due. Però diciamo che, a meno che non siano alcune boss fight particolari, la maggior parte delle battaglie in all'interno di Bowser alla fine sono solo Mario, e le altre battaglie sono solo Bowser, appunto, tranne alcune eccezioni tipo il boss finale o altre boss fight in cui assorbi il nemico e successivamente usi anche Mario e Luigi. Ma appunto, come ho appena detto, dopo aver visto come avevano gestito questo titolo, io ero uno di quelli che nel progetto con
Mario, Wario, Luigi o Waluigi. Ci avrebbe anche sperato, cioè... Sarebbe stato un bel titolo, secondo me. Che poi hanno un po' ripreso questa idea con Paper Mario in Paper Jam, che è uno dei titoli che ancora non ho potuto giocare. Però l'idea di base ci sta, diciamo, cioè Paper Jam è una buona idea secondo me sulla carta, capito? Però non so come prendere il gioco, nel senso, io ho visto alcuni gameplay senza spoilerarmi nulla, però non riesco veramente a capire la meccanica di Paper Mario, appunto perché non l'ho ancora giocato e quindi di conseguenza non so effettivamente come lo si gioca. Però se tu mettevi quattro personaggi, magari ad alternanza facevi Mario e Luigi davanti, Wario e Waluigi dietro, oppure tutti e quattro sulla stessa fila, sarebbe stato molto più difficile gestire quattro personaggi e saltare assieme, mentre con Mario e Baby Mario e Luigi e Baby Luigi, quando devi saltare un nemico, fai così, saltano tutti e quattro. Mentre capisco anche che gestire quattro personaggi insieme sarebbe stato difficile. Avrebbero però, non lo so, potuto svilupparlo in modo diverso, invece che avere quattro tutti assieme, oppure due davanti e due dietro. Si poteva veramente pensare in tanti modi diversi. A me dispiace che, a parte i party games o i giochi di sport, non ci sia mai stato... Ahia. Un titolo vero e proprio dove loro quattro abbiano avuto lo stesso screen time. Uff, Dio mio, pensavo di aver sbagliato. E boh, non lo so, io penso che sia un'opportunità sprecata, perché alla fine è vero, Mario e Luigi sono fratelli, ma e come antagonista principale hanno Bowser, ma come antagonisti secondari hanno Wario e Waluigi, le loro controparti. Non lo so, io penso che sarebbe stato un buon azzardo. Ok, 4 di baffi ci sto. Avrei puntato più al 5, ma il 4 mi va bene. Guarda, 0 di baffi, Luigi, dagli un po'. Va bene, anche un 3 di attacco mi accontento. Certo, punto sempre a numeri più alti possibili, però... Non si sputa di certo nel piatto in cui mangi, no? Ecco fatto. Mi piace. Uff, Dio mio. Avevo sbagliato tasto e Luigi era caduto e non si era ancora rialzato. Per fortuna che l'abbiamo preso in tempo. Per fortuna che l'ultimo uovo l'abbiamo preso in tempo. Comunque mi piace che finalmente abbiamo già ottimizzato il nostro output di danno con i nemici attuali di questa zona. È stato sicuramente un bene essere tornati indietro già solo per aver... Minchia! Oi! Non mi ricordavo che sparava tre volte. È stato sicuramente un bene, dicevo, aver già puntato a ottimizzare i nostri danni. È vero, ci becchiamo già anche il doppio dei danni. Però, se... Anzi, però... Se noi già adesso iniziamo a fare molta più attenzione ai combattimenti, sapendo quanti danni prendiamo effettivamente, non ci... Scusami. Ah, ok. Era un po' strano il giro che si faceva per arrivare lì. Dicevo, se già stiamo attenti adesso alle battaglie, arriviamo più avanti nel gioco, che è vero, ci prenderemo, se ci colpiscono, più danni. Però, se stiamo più attenti, ci beccheremo molti meno danni e soprattutto le faremo molti di più. Io voglio puntare veramente ad avere un buon output di danno. Mi dispiace che in questo titolo non abbiano utilizzato, non ti dico lo stesso meccanismo perché, ok, va bene ogni tanto cambiare, ma che non abbiano utilizzato
uno slot extra come era in Superstar Saga o come anche in Bowser Inside Story, che hai le spille che ti danno qualche bonus extra. E gli oggetti che ti davano in Superstar Saga erano, secondo me, rotti. Erano veramente rotti a livello di danno. Perché se con uno abbiamo lo stesso effetto che abbiamo con le spille qua, ovvero ci aumenti il danno sia dato sia ricevuto. È vero, è un rischio, però se sei bravo giocatore hai veramente una quantità di danno molto molto alta. Aia. Ed è sicuramente un'idea da non sprecare, avere il danno aumentato. E se poi ci aggiungi al secondo slot, quindi, ma cavolo, mi sono dimenticato che loro facevano la danza della pioggia. Dicevo, se tu poi dai al secondo slot, quindi per esempio a Mario, sono stupido, dai a Mario il danno aumentato e a Luigi gli dai i baffi, devo sbrigare questa battaglia perché sennò non ne usciamo più. Devo smetterla anche di parlare, stiamo prendendo un sacco di mazzate. Ok, va bene. Si è anche oscurata la webcam da quanto parlavo. E siccome stavo dicendo, poi all'altro davi anche il doppio dei baffi, ovvero la possibilità di fare colpi critici. Cioè, capiamoci, hai una quantità di danno esagerata più la possibilità di fare ancora più danno. Cioè, era veramente rotto. Qua mi dispiace che non abbiano sfruttato uno slot extra. Probabilmente perché già dici sei in 4, più di così che cacchio vuoi. Ok, è vero, però almeno in Superstar Saga utilizzi anche, in Superstar Saga, in Bowser Inside Story utilizzi anche lo slot per le spille, che sicuramente ti offrono una buona alternativa, perché con spille diverse tu ottieni effetti diversi da che spille unisci. Per esempio, se una spilla ti aumenta il danno e l'altra ti fa recuperare punti saluti quando arrivano al massima potenza, sicuramente hai una buona combinazione ed è un'ottima idea a parer mio. Mi dispiace che qui non l'abbiano sfruttato anche questo slot, perché con 4 personaggi, è vero, già hai 4 spille, ma con 4 personaggi avresti potuto ottenere una buona alternativa. Vedete quell'ingranaggio? È chiaro che c'è qualcosa di estremo, ma a che serve? A naso direi che fa funzionare il ventilatore. Se uno fosse piatto potrebbe sfruttare il vento come un aliante, no? E poi qualcuno facesse girare l'ingranaggio il vento aumenterebbe. Già, se uno fosse piatto potrebbe usare il vento per volare. Wow, la mia fantasia vola, ma io no. Però che bello sognare a occhi aperti. Bravo Todd, bravo bravo, sogna a occhi aperti. Complimenti. Allora, vediamo qua, non c'è niente? No. Allora, Bimbis, vi schiacciamo, ecco fatto. Allora, vi metto qua sulla ventola. Anzi, aspetta. Ah. Non sprechiamoci troppo. Ecco fatto. 10 monete. Ci arrivano? Oh, no! C'erano quasi arrivati. Dicevo. Ok, fungo vita. Eccolo qua. Ah, dannazione. Speravo di fare più in tempo e non dover aspettare che loro escano di nuovo. Allora, fatevi schiacciare ancora una volta. Ecco qua. Andate dentro. Che ci manca ancora? Un blocco per Mario con 80 monete. Vabbè, buttale via, voglio dire.
atterrati come una piuma. Ecco fatto. E finalmente possiamo proseguire. Qua non c'è nulla, giusto? No, sembrerebbe di no. Riprendete i bimbi. Vediamo, qua ci sono dei nemici. Certo che ci sono dei nemici. Prima però andiamo a prendere un altro fagiolo, visto che li ho consumati di nuovo tutti. Dite che ci arriviamo a 90 fagioli per ottenere quella infinita. Io non ne sarei sicuro. Però mai dire mai, no? Perfetto. Sti nemici qua sono l'opzione perfetta per usare l'uovo. Ok, dai, 120, non mi lamento. Andiamo avanti. Ok, ok, piano piano inizieremo, secondo me, ad avere abbastanza danno per uccidere anche con il primo salto. Aia, no, qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io. Me ne rendo conto. E lui evocherà altra gente. Eh certo, evochiamone un altro paio. Ma sì, ricominciamo la battaglia da capo, dai. Come se non fosse stata abbastanza lunga. Allora, riproviamoci. Potrei usare anche il tascategnaccio, effettivamente. Però, già che abbiamo le ova, facciamo la frittata, no? Ecco fatto. Ah, stupido io egoista poi anche. Stupido ed egoista. Quel colpo potenziato me lo potevo risparmiare. Quel colpo lì che ho fatto volare via l'uovo me lo potevo risparmiare totalmente. Volevo fare il gradasso di sto cazzo e guarda un po', l'ho pagata. Vediamo, ecco esatto, c'era un tanuki qui. Oh, i pidocchi. Per fortuna sono sempre da soli questi. Da Luigi. Ho sempre avuto più difficoltà a tirare giù lui in questa forma di palloncino, perché non capivo mai il tempismo con cui arrivava giù. Però vabbè, basta solo fare un attimo d'attenzione. Appena lo vedi un po' più vicino alla testa, lo colpisci. No, qua ci vanno gli adulti. Allora, aspetta. Ecco qua, 4 super funghi. Non mi ricordo se questa cosa c'è, serve a qualcosa oppure no. Mi hanno lanciato una lancia vagante. Mamma mia, che mira. Allora, qui forse ci vanno i bimbi, vediamo. Perfetto. Anche qua ci andranno i bimbi, ma mi serve lanciarli da più in alto. Più in alto tipo qua vi basta? No, perché non ci arrivano loro. Ok, ok, con calma. Iniziamo a salire, poi vediamo come scendere. Allora, scendiamo qui. Non ho fatto in tempo a saltare, ma tanto è sempre da solo, quindi. Ecco fatto. 1, 2. È stata un'ottima scelta prendere quella cacchio di tessera. Mi è costato 40 dei miei cavolo di fagioli, ma ne è valsa la pena. Allora, vediamo se ci arriviamo. Perfetto. Altro fagiolo. Ecco appunto quello che ci serve. Per ve, insieme al singhiozzo. Allora, facciamo andare i bimbi qua sopra. No, un po' più. Ecco, in qua. Tanto qua sopra, esatto, c'era uno di questi. Non ho fatto in tempo a saltargli in testa, sono 4. Sono 3, scusa. Non so perché ho detto 4. Ok, 54 al primo. Abbiamo 27 fiori. Tanto vale sprecarli, no? Papram,
E poi si beccano un piccolo bonus, quindi. Dai, almeno qualcuno è salito di livello nuovamente. L'attacco non ce la faccio ad aumentartelo, vero? No, vedo un 5, forse un 6 addirittura. Bello, bello, il 5 mi piace, sono contento del risultato. Complimenti Baby Gigi. Prima o poi diventerai come la tua controparte adulta. Vediamo, calmi. Allora, qua non c'è nulla perché non è vero, c'è ancora qualcosa. Vediamo se... vediamo se ci arrivano. Non riesco a capire... esatto, non riuscivo a capire la profondità. Non ci sono arrivati. Wow! Perfetto! Che bello aver sprecato un giro solo per prendere 5 monete. No, beh, erano un pochino di più, forse 8. Wow! 8 monete, ora sono ricco. Va bene, dai, proseguiamo. Allora, finalmente siamo arrivati in cima. Cluck, cluck, cluck. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Perché qua sotto si può scendere. Perché non ci ha fatto caso subito invece? Oh wow. Beh, me la potevo anche risparmiare, no? Allora, Mario, Baby Mario, Luigi e Baby Luigi, perfetto. Aspetta. Oh. Ah, vabbè, 30 monete. Devo gestirmela un attimo bene questa cosa dei tasti. Vabbè che alla fine sempre una trentina di monete prendiamo, eh. Però, dicevo, proseguiamo. Cluck, cluck, cluck. Ed eccoci arrivati al vulcano. Vediamo allora, prima di tutto, di prendere questo fagiolo. Ecco qui. Altro fagiolo e siamo a... la bellezza di 9 fagioli, vabbè, buttali via. Ecco qua un curo fungo. Dobbiamo mettere i bimbi qua dentro. Ecco fatto. Voi mettetevi già in formazione. In realtà ho sbagliato, non volevo attivare subito il ventilatore. Ecco fatto. Vediamo se da questa parte c'è qualcosa prima. Ovviamente no. Dobbiamo tornare fuori e farci rischiacciare. Ecco fatto. Mettetevi in formazione. Voi andate qui. Vediamo che cosa si nasconde da queste parti. Vieni qua, nuvola. No, 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 no. Bravo. Vai giù. Ecco fatto. Qua. Dannazione. Allora, non so dove mi trovo. Dicevo, allora, vieni qua nuvoletta. Perfetto. Fermati. Ecco qua. Allora, aspettiamo un attimo che torni in forma normale perché mi sento più sicuro a fare questa attività. Ok, ci sono dei... c'è un fungo lì. Oh no! Cacchio. Ok, dicevamo, buttati qua. Ok, con calma. Wow, 10 monete, una tessera, un ultra spora e una moneta. Yes, ne è valsa tutta la pena. Allora, no, ecco fatto. E proseguiamo. Inizia ad aumentare le esalazioni vulcaniche qui, eh. Prendiamo questo che è... 10 monete. No, 3 super funghi. Va bene, va bene. Aspetta un secondo. Beh. Allora, avremmo dovuto schiacciare i bimbi per arrivare qua, ma abbiamo fatto veramente prima a lanciarli. Ecco, fatto. Ho i pidocchi. Da Mario. Ah, troppo presto.
Sì, uccidiamo prima lui. Ecco, fatto. Forse ce la facciamo. Perfetto, bravo Gigi. Quei 107 mi piacciono. E anche Baby Mario sale di livello. Se riusciamo, aumentiamo anche il suo attacco. Anche se un giro di difesa non mi fa schifo. Bello, 5 di baffi. Ho puntato ai baffi perché la difesa e l'attacco avevo troppi 1. Allora, proseguiamo. Siamo quasi in cima. Finalmente vorrei anche aggiungere i pidocchi. Come sempre ci occupiamo prima. Non so perché sono andato prima da Luigi. Di lui, perché può evocare la nuvola che li cura. Uno e due. Dai, fatti colpire, forza. Da Mario. Ecco fatto. Ce la facevi, eh? Ce la facevi a colpirmi se non fossi stato disattento. Ok, dei pipi rossi. Ma guarda, sai cosa? Mi è appena venuta una mezza idea. Devo pensare se è fattibile. Cioè, è fattibile perché è fattibile. Devo pensare se è pratica. Devo pensare se ne vale la pena. E forse per la boss fight di questa mappa ci potrei anche pensare. Ci potrei pensare. Vorrei, visto che abbiamo la spilla che ci raddoppia i danni, prendere i peperoni per vedere se riesco non a shottare, perché è probabilmente improbabile, ma per vedere se riesco in pochi turni magari a uccidere il boss. Mettiamola così. Perché appunto shottare non siamo ancora in grado al momento. Abbiamo troppi gap sia di difesa sia di attacco che in questo momento non possiamo colmare, perché appunto siamo ancora di basso livello. C'era qualcosa qui? No. Ed eccoci arrivati alla bocca del vulcano. Ehi, quella è la corona. Hai ragione. Yeah, l'abbiamo trovata. Peekaboo. Esatto. Orrorgedia, quella è la corona della principessa Peach. E se lei e Bowser fossero caduti dentro il vulcano? Beh, a quanto pare non c'è più da preoccuparsi. Se sono dentro il vulcano sono crepati. Andiamo a casa. Non riesco a calcolare il nostro quoziente di sfortuna. È la fine se non fermiamo l'eruzione. Scappiamo. Dobbiamo andarcene da qui, via. Forza, forza, andiamocene. Sbrigati Mario, prima che uno di quei blocchi infuocati ci bruci il culo. No, Sisge, non si fa. No, aia. Prossimo colpo, siamo crepati. Non mi aspettavo il veleno. Allora, calmi tutti. Tascategnaccio, ma giusto perché voglio velocizzare la cosa. Ecco, fatto. Oddio, facevo prima veramente a colpirli normalmente. Aia. Facevo veramente prima a colpirli come sempre. Ma sì, dai, abbiamo 26, voglio dire. Se non li usiamo adesso non li useremo mai più. Ecco, fatto che poi mancava probabilmente un colpo a testa, dannazione. Sta bene, non mi sono più avvelenato. Sale? No? Peccato, ho già sperato salissero di livello. Allora, dicevo, ecco fatto, sono tutti curati. In teoria, a sto punto, guarda, sai che ti dico, tanto in sta zona ci torniamo. Meglio sbrigarci e arrivare subito al punto di salvataggio. Tanto dobbiamo tornare indietro per rifare la strada. Però noi ci salutiamo qui. Lo so, è un momento tragico, ma beh, siamo arrivati a un punto di salvataggio. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.